Si è disputato al Misano World Circuit il secondo round stagionale del campionato italiano Gran Turismo con ben 26 equipaggi iscritti. Due le new entry che hanno riguardato le classi maggiori. Nella GT2 la Ferrari F430 della Vittoria Competizioni si è aggiunta alla Porsche dei fratelli Coggiola, mentre nella GT3 la Corvette Z06R della RC Motorsport ha affiancato l'Audi R8 LMS e la Porsche GTR3. Entrambe le gare hanno regalato emozioni e riservato sorprese. Tra queste la vittoria assoluta in gara 2 della Lamborghini Gallardo GT Cup, che ha preceduto sul traguardo vetture di classe e potenza superiore. Al via di gara 1 Ruberti prendeva il comando davanti a Cicognani e Di Benedetto, ma il portacolori di Audi Sport Italia sbagliava e nel corso del primo giro doveva cedere la posizione al pilota siciliano. Quarto e primo della GT Cup era Sanna, che precedeva Iacone e Livio, mentre De Lorenzi prendeva la testa della GT4. Nelle posizioni di rincalzo, la lotta si faceva subito molto accesa con Zanardini, che guadagnava la settima piazza su Mastronardi, mentre dall'ultima fila dello schieramento Bonanomi iniziava una impegnativa rimonta. Al sesto giro Zanardini entrava in contatto con il suo compagno di squadra Livio, costringendolo poi al ritiro. Sanna invece approfittava dell'accaduto e si portava al comando della GT Cup davanti a Iacone e Mastronardi. In testa intanto Ruberti allungava su Di Benedetto, mentre Bonanomi continuava la sua rabbiosa rimonta portandosi in quarta posizione. Nella GT4 si confermava la leadership di De Lorenzi davanti a Pozzi. Al dodicesimo giro si apriva la finestra sui cambi pilota e Cordoni, dopo aver preso il volante da Ruberti, si confermava al comando, davanti a Merendino, subentrato a Di Benedetto e Cola, succeduto a Cicognani. Sonvico, quarto, dopo aver preso la vettura da Bonanomi, precedeva Tavano, Gagliardini, Fornaroli e Stancheris, mentre Coggiola manteneva sempre il comando della GT2, così come Cassera, che confermava la leadership della GT4. Al 22esimo giro Cola scavalcava Merendino, penalizzato dalla rottura dell'idroguida che lo costringeva poco dopo al ritiro, portandosi alle spalle di Cordoni e davanti al suo compagno di squadra Sonvico. Quest'ultimo, tre giri più tardi, riusciva ad avere la meglio su Cola, mentre Tavano, primo della GT Cup, iniziava un acceso duello con Gagliardini. Fornaroli invece, per un contatto con un doppiato, doveva cedere a Stancheris la terza piazza della GT Cup. Cambio di guardia al 28esimo giro nella GT2, dove per la rottura del cambio si ritirava la Porsche RSR di Giovanni Coggiola, lasciando la leadership di classe alla Ferrari F430 di Ferdinando Geri. Sul traguardo Cordoni andava a cogliere la sua prima vittoria stagionale davanti a Sonvico e Cola. Quarto assoluto e primo della GT Cup era Tavano, che precedeva Gagliardini, Stancheris e Fornaroli. Malucelli, ottavo assoluto, concludeva un ottimo secondo stint davanti a Bernasconi e Romani. Nella GT2 la vittoria andava a Geri, mentre nella GT4 Lasagni chiudeva davanti a Cassera e Cappelletti. Sì, diciamo che ho preso un bel vantaggio subito, sapevamo che le Audi avevano qualche problema perché partivano indietro e avevano anche più penalità di noi, quindi dopo ho cercato di prendere un vantaggio subito, non rischiare, dare la macchina a Mario con un bel vantaggio e lui doveva solo mantenere questo vantaggio e arrivare in fondo. Domani sarà più difficile, però ci proveremo. Sì, una bella gara, soprattutto dopo il weekend difficile di Vallelunga. Simone ha fatto una bellissima partenza, è riuscito a mettersi nelle prime posizioni, poi abbiamo combattuto fino alla fine con la Lambo e le altre Porsche, comunque è una bellissima gara. Per la pioggia abbondante, gara 2 veniva dichiarata wet race e i piloti prendevano il via dietro alla safety car che usciva all'inizio del quarto passaggio. Sonvico e Cola, partiti dalla prima fila, si confermavano al comando, ma a mettersi subito in evidenza era Piccini, che scavalcava Cordoni e Merendino, portandosi alle spalle dei due piloti Audi. Nella GT2 Coggiola prendeva il comando di classe, mentre nella GT4 Lasagni precedeva Cassera. Nelle posizioni di rincalzo la lotta si faceva molto accesa. Stancheris scavalcava Malucelli portandosi al sesto posto e Bellini aveva la meglio su Tavano, guadagnando la nona piazza. Grazie anche alle quattro ruote motrici, Piccini guadagnava la scia di Cola, confermandosi in terza posizione, ma i cambi pilota regalavano la leadership ai portacolori della MIC Corse, che non dovevano scontare alcuna penalizzazione in corsia box. Preso il volante da Piccini, Livio si portava così al comando della gara con un vantaggio di oltre 22 secondi su Bonanomi, subentrato a Sonvico, e 27 su Sanna. Ma a salire in cattedra era Ruberti, succeduto a Cordoni, che in un paio di tornate aveva la meglio su Bonanomi, salendo alle spalle di Livio, anche se con un ritardo di oltre 21 secondi.
Con una grinta davvero invidiabile, il portacolori dell'auto Orlando inanellava giri veloci, portandosi al 20° giro ad appena 6 secondi dal leader della corsa. Alle sue spalle si confermava Bonanomi davanti a Sanna, Di Benedetto, Cicognani, Pierleoni, mentre nella GT4 De Lorenzi soffiava il primo posto a foglio. Sotto una pioggia battente la gara arrivava alle battute finali che mettevano in evidenza ancora una volta il portacolori dell'auto Orlando, portatosi a meno di 2 secondi da Livio. Ma ormai il traguardo era in vista, il pilota emiliano andava a vincere davanti a Ruberti, primo della GT3 e Bonanomi. Quarto assoluto e secondo della GT Cup concludeva Sanna, davanti a Di Benedetto, terzo della GT3, Cicognani, Pierleoni, Baccani, Mastronardi e Zanardini. Nella GT2 Rossetto sfilava la vittoria a Coggiola, attardato dalle penalizzazioni al cambio pilota, mentre nella GT4 De Lorenzi portava alla prima vittoria stagionale la Ginetta G50 dell'Happy Racer. Al termine della gara le due Lamborghini di Livio Piccini e quella di Sanna Stancheris venivano sottoposte a verifica, pertanto il risultato della gara è sub iudice in attesa della conformità tecnica. Sì, bella gara, mi sono divertito veramente tanto, la macchina andava benissimo, ho fatto una buona partenza senza rischiare troppo, mi sono liberato delle GT Cup e poi ho detto ma perché non andare a prendere le GT3 visto che la macchina va bene, e quindi sono arrivato praticamente attaccato alle due Audi e poi Stefano ha fatto il resto, ha fatto una bellissima gara, abbiamo vinto sia di classe che assoluto, quindi complimenti a Stefano, alla squadra, a tutti quanti, bel weekend. Ma è stata una gara abbastanza difficile per le condizioni, abbiamo dovuto azzeccare un setup che non avevamo girato prima con queste condizioni, quindi è stato un po' un punto di domanda. È andata abbastanza bene per in provvisione per il campionato, abbiamo preso punti importanti. Chiaro, fare primo ha un altro sapore, però va sempre bene, sono sempre punti importanti, podi consecutivi, quindi va bene, abbiamo fatto un lavoro di squadra ottimo, penso, sia io che Andrea abbiamo fatto due stint buoni. E la Porsche, c'è da ammetterlo, è stata più forte adesso. Con la leadership dei fratelli Coggiola nella GT2 di Bonanomi e Sonvico nella GT3, di Malucelli e Pierleoni nella GT Cup, di Cappelletti e Pozzi nella GT4, il tricolore GT si appresta a scendere in pista sul corto e tortuoso tracciato di Magione il prossimo 19 giugno.